Eccoci di nuovo al panel numero 2. Il presidente Grabinski ci ha lasciato e andiamo con l'italiano, in lingua italiana. Al panel numero 2, come vi accennavo prima, Andrea Scilletta, Elisabetta Papa e Andrea Ferronace ci presenteranno degli esercizi e degli scenari su cause e litigation pan-europei. Io darei subito la parola a chi è Scilletta. Prego, prego Scilletta, grazie mille. Allora, buonasera di nuovo a tutti. Sarà una cosa relativamente rapida, nel senso che faremo un diciamo daremo delle informazioni generali sul coinvolgimento dei technically qualified judges e prospetteremo un possibile scenario, diciamo sollecitando come dire la riflessione su alcuni punti un po' critici che potrebbero nascere già da un caso relativamente semplice. Una breve presentazione del panel: Elisabetta Papa, Andrea Perronace, il sottoscritto, oltre che consulenti brevettuali iscritti all'ordine, siamo tutti e tre appunto stati nominati come technically qualified judge dell'UPC. Ovviamente, se andiamo avanti con le slide, ok, questo è il disclaimer, no, torni indietro per favore Andrea, noi ovviamente non possiamo parlare a nome dell'UPC, quindi sono informazioni, opinioni strettamente personali, non sono nemmeno dette a nome dell'ordine. Nonostante la nostra presidente sia molto tollerante e quindi insomma lascerei intanto la parola ad Andrea. Adesso l'organizzazione di questa presentazione sarà un po' diciamo alternata, quindi vai Andrea. Grazie Andrea, buonasera a tutte e a tutti qui in presenza e da remoto. Avevamo previsto una prima slide, se funziona, non funziona, ecco la prima slide, che però diciamo è la struttura della Corte Unitaria dei Brevetti ed è stata illustrata già in ogni dettaglio dai nostri colleghi illustri panelisti. Direi solamente una cosa, poi Elisabetta commenta in maggiore dettaglio, sul fatto che gli LQJ, Legally Qualified Judges e Technically Qualified Judges, sono comunque giudici. Adesso, al di là del nome giudice, quello che conta è che hanno un voto nel panel di giudice, quindi nel collegio giudicante hanno un voto. Ciascuno ha un voto, sia il legale che il tecnico. Laddove c'è parità di voti, allora il voto del presidente, che è sempre legale, conta due volte e quindi decide il caso. Quindi diciamo il giudice legale non deve solamente pensare alla legge, ma deve anche contribuire sulla parte tecnica per quanto può. Viceversa, il giudice tecnico non deve solamente pensare alla parte tecnica e lavorare sulla parte tecnica e contribuire sulla parte tecnica, ma dà anche il suo contributo sulla parte legale. E fino adesso, nel caso almeno che sto seguendo io, uno fa un caso solo, diciamo non è stata benvenuto il fatto di poter commentare. Ovviamente io commento diciamo da una posizione di curiosità più che di profonda competenza sulle questioni più legali, però comunque vedo un grande affiatamento. Elisabetta, non so se vuoi dirlo. Sì, no, volevo soltanto commentare come è stato, diciamo, come diceva Andrea, la struttura dei panel è stata illustrata dal professor Scuffi e in particolare è stato notato che ogni panel della Board of Appeal del Tribunale Unificato dovrebbe avere una composizione di 5 giudici, di cui 3 legally qualified e 2 con competenza tecnica. Questo è stabilito dall'articolo 9 dell'accordo sul Tribunale Unificato,
stato, con l'unica eccezione di appelli che riguardino le decisioni dell'Ufficio Brevetti Europeo rispetto al conferimento dell'effetto unitario ad un brevetto europeo rilasciato. In verità, come sapete, sono state messe un paio di decisioni del Board of Appeal dell'OPC con panel composti soltanto da 3 giudici legalmente qualificati, decisioni che non riguardavano le competenze dell'Ufficio Brevetti Europeo. E, da ultimo, è stata pubblicata una 3ª decisione, credo proprio l'11 aprile scorso, della Corte d'Appello del Tribunale Unificato, ed è una decisione che ha, se vogliamo, chiarito 2 punti: questo della composizione della Corte d'Appello e contestualmente anche la questione dell'accessibilità ai documenti, quindi del fatto che la procedura fosse pubblica. E rispetto alla composizione della Corte d'Appello, ciò che fondamentalmente la decisione ha detto è che quando la materia del contendere è di natura puramente non tecnica, la Corte, applicando i principi di flessibilità nell'interpretazione delle regole di procedura, può avere una composizione formata da soli 3 giudici legali. E le 2 precedenti decisioni che erano state prese appunto in questa composizione di 3 giudici erano state oggetto di un certo criticismo. Forse qualcuno di voi aveva letto degli articoli anche scritti da avvocati francesi che appunto invocavano una violazione fondamentalmente dell'articolo 6 della Carta dei diritti umani dell'Unione Europea, perché si considerava che una corte nella composizione di soli 3 giudici legali non fosse una corte established by law ai sensi di quell'articolo 6. Questa ultima decisione ha spiegato ulteriormente qual è il criterio alla base di questa scelta. Rimane il riferimento alla flessibilità di interpretazione, e in più su questo è stato aggiunto che l'articolo 9 comunque non può essere considerato, riferisco quello che c'è scritto nella decisione, esaustivo delle regole di composizione e dei criteri di composizione della Board of Appeal. E ci sono, si nota in questa decisione, alcune altre eccezioni oltre a quella esplicitata nell'articolo 9.2 dell'accordo, in cui la Corte ha una composizione diversa dai 5 membri che dicevo. Per esempio, nel caso in cui il caso venga gestito da un unico giudice, o viceversa quando per casi particolarmente complessi si ritenga che la Corte d'Appello si debba riunire nella sua come full court, quindi con più di 5 membri. Di contro l'appellante in questo caso, che era lo stesso soggetto di cui non conosciamo il nome perché ovviamente è segretato, che aveva posto la questione dell'accessibilità ai documenti, notava che quando c'è di mezzo un brevetto la materia tecnica c'è sempre, e quindi è difficile poter uscire da questa impasse. Però ecco, ci tenevamo soltanto a ribadire che c'è questa decisione molto recente che ha spiegato meglio questa diversa composizione, e vedremo cosa accadrà in futuro su questo. La composizione del collegio che decide su un caso prevede sempre un giudice tecnicamente qualificato quando si tratta di un'azione di revoca o un'azione di dichiarazione di non contraffazione. Quando c'è invece un'azione di contraffazione con una riconvenzionale di revoca, anche lì è obbligatorio la nomina di un giudice tecnico, sebbene poi bisogna vedere se c'è o meno la biforcazione del caso, perché nel caso di biforcazione l'infringement può proseguire semplicemente nella sua composizione prettamente legale. Nel caso di un'azione infringement, il TQJ è opzionale. È opzionale, non diventa più opzionale dietro richiesta della parte, perché la normativa parla proprio di un obbligo a nominare un TQJ se una delle parti chiede appunto la sua partecipazione, mentre
sempre opzionale nel caso in cui nessuna delle parti chieda il TQJ e quindi la valutazione sia lasciata soltanto al, al collegio. Diciamo così, tra di noi abbiamo, forse perché ci va di lavorare sul, sul caso dell'UPC, adesso non lo so, però la, diciamo così, la nostra idea più o meno condivisa, anche se con qualche sfumatura differente, è che il TQJ dovrebbe essere sempre raccomandato, cioè richiedere un TQJ dovrebbe essere un, una cosa da, da fare quasi di default. Per quale ragione? Soprattutto nei casi in cui la questione tecnica è complicata, ma per quanto i giudici legali siano di altissimo livello, così come i giudici tecnici selezionati finora sono di altissimo livello, immaginiamo che una corte, un collegio puramente legale in prima istanza dia una decisione che tecnicamente ha, qualche punto debole. Questo in appello può gettare delle ombre sul prosieguo della, della causa, nel senso che anche la parte che ha ragione, se gli è stato dato ragione su temi, che vengono riconosciuti in modo non del tutto corretto, questo può spostare poi il focus dell'appello su punti diciamo rischiosi anche per chi dovesse aver ragione. Detto questo, lasciatemi esprimere un'opinione molto personale. In realtà, diciamo, io avevo anche formulato una domanda, ma non c'è stato tempo di farla. Allora, forse noi italiani siamo meno abituati al, a pensare i CTU come soggetti a problemi di conflitti di interessi, cioè qui dentro lavorando su Roma vedo molti colleghi che hanno, con cui ci siamo incontrati come CTP mentre io facevo da CTU e viceversa. Devo dire che non c'è mai passato, almeno insomma da dall'esperienza che ho, non c'è mai passato per la testa di avere un conflitto di interessi tra di noi. Con Elisabetta c'è stato l'anno scorso un caso di cui non diciamo nulla, che però insomma avevano sollevato il punto che eravamo in conflitto perché tutte e due di QJ. Io la prima cosa che le ho detto: guarda che stavolta ho dato ragione, ma quella prima l'ho dato torto, quindi cioè, dove sta questo conflitto? Io mi chiedo se veramente gli esaminatori degli uffici brevetti, che ancora lavorano presso gli uffici brevetti, ma anche gli, diciamo, gli esaminatori dell'EPO, che si sono ritirati dall'EPO, ma che hanno lavorato all'EPO per una vita, cioè, perché tenete conto che il conflitto di interessi per i, con, i giudici tecnici nella private practice prevede anche il coinvolgimento dello studio a cui appartengono, e magari della filiale dello studio a cui appartengono, dove non sono mai stati, perché molti di noi insomma hanno, appartengono a studi che hanno uffici a Singapore piuttosto che a Roma o a Milano, quindi non possono trattare quei, quei casi. Io mi chiedo se un esaminatore di un ufficio brevetti, premesso che ho qualche dubbio sul fatto che sia immediatamente pronto per quanto riguarda l'esperienza approvata che è richiesta dall'accordo nella patent litigation, non abbia anche un conflitto di interessi nel trattare un brevetto su un brevetto, in particolare se quel brevetto rivendica magari la priorità di una domanda, di un brevetto nazionale che è stato concesso dal suo ufficio brevetti. Quindi se andiamo a ad indagare se c'è o meno un conflitto di interessi, comunque non ne usciamo. Quindi detto questo, mi taccio perché sennò poi divento troppo polemico.
Io sono d'accordo con te, Andrea. Io aggiungerei semplicemente che la raccomandazione di chiederlo in prima istanza è anche benefica, perché se il ragionamento tecnico è fatto bene, magari le parti trovano modo di avere un accordo transattivo. Laddove invece non è fatto bene, magari tentano la fortuna in corte d'appello. Adesso passiamo, credo che c'eri te, Elisabetta, no, scenario pratico. Scusami Andrea, volevo soltanto, sì, se mi permetti, fare soltanto un altro commento su questo. Come appunto ricordava Andrea, l'articolo 8 dell'agreement non, diciamo così, non definisce i criteri secondo di discrezionalità del panel, cioè quando è che il panel dovrebbe chiedere o non dovrebbe chiedere l'aggiunta di un giudice tecnico. Sappiamo invece quali sono i criteri per la designazione del giudice tecnico, nel senso che questo ce lo dice direttamente l'articolo 18. Ovviamente il primo è la competenza tecnica, e questo è chiaro, quindi il settore tecnologico, il secondo è quello della lingua, e abbiamo visto che oltre a questo si aggiunge anche nella pratica un criterio di nazionalità, anche se il criterio del cambio di nazionalità a rigore non è previsto dall'accordo per i giudici tecnici, è previsto soltanto nei panel per i giudici legali. Però abbiamo visto che appunto nell'ottica appunto di armonizzazione che si menzionava prima, in realtà si tende comunque ad avere una composizione multinazionale anche rispetto alla indicazione dei giudici tecnici. E appunto quello che mi interessava, che ci interessava ribadire, è che una designazione precoce del giudice tecnico, che sapete a rigore si può chiedere fino alla fine della fase scritta, però ovviamente prima si chiede, prima dà anche al judge rapporteur la possibilità di riferirsi al giudice tecnico sia nella fase scritta che, come espressamente previsto dalle regole, nella interim phase, in preparazione poi appunto per l'udienza, come dire, preliminare, che consente di focalizzare quegli aspetti tecnici e procedurali che dovranno poi essere oggetto dell'udienza principale. Grazie Andrea, scusa. Prego. Allora, adesso facciamo uno scenario pratico molto, molto semplice, molto semplificato nelle linee tecniche brevettuali, e mi pare ci sia Andrea a iniziare a spiegare. Allora, immaginiamo che una società italiana, Caffecam, produttore e distributore di capsule da caffè, riempite con una polvere di caffè particolarmente buona. Elisabetta sorride perché il caso è il suo. No, il caso l'ha preparato lei, in questo senso. È proprietaria di un brevetto europeo concesso e valido, quindi un brevetto europeo classico, non uno unitary patent, in Italia, Francia, Germania e UK. Che rivendica, diciamo, come ambito di protezione principale capsule di caffè che hanno delle scanalature longitudinali che migliorano l'infusione e sono state fatte di acido poliattico. Diciamo, oltre al brevetto europeo, che non ha ottenuto, diciamo, non ha ricevuto alcuna opposizione, la Caffecam è anche titolare di brevetti paralleli negli Stati Uniti e in Giappone. Allora, qui intervengo io per descrivere il resistente, che è la società francese Café Semois S.A., che inizia una campagna di pubblicità via internet pubblicizzando queste capsule chiamate Moa Café, che sono state messe sul mercato in Italia, nel Regno Unito, in Francia e in Germania. E sono pubblicizzate come aventi un alloggiamento con migliorate capacità di infusione grazie a delle scanalature longitudinali all'interno nella superficie interna. E le capsule contengono, a seconda del colore, una polvere di caffè oppure un'infusione dimagrante.
Quindi io sottolineerei questa cosa, questa diciamo alternativa o caffè o infusione dimagrante, perché poi andiamo a vedere che è una caratteristica importante. Il casing è fatto in PLA e quindi diciamo rientra nella rivendicazione. Elisabetta? Sì, diciamo in questo scenario abbiamo immaginato una parte, diciamo così, di azione stragiudiziale, una parte di azione che prevede, diciamo, appunto un'azione di fronte all'OPC. Quello che abbiamo immaginato è uno scenario appunto abbastanza tipico, nel quale il 23 maggio 2023, quindi poco prima dell'entrata in vigore a pieno regime, diciamo così, della Corte Unificata, il titolare del brevetto italiano invia una warning letter, una cease and desist letter all'asserito contraffattore francese, ovviamente intimando la cessazione di qualsiasi attività commerciale relativa alla capsula in asserita contraffazione in tutti i paesi che sono stati menzionati. E questo porta come reazione, il primo giorno, diciamo così, di vigenza dell'OPC a pieno regime, che l'azienda francese depositi una cosiddetta protective letter presso la cancelleria della corte. Ovviamente abbiamo immaginato questo per discutere brevemente l'effetto di una protective letter, che poi non discuteremo oltre nel contesto di questo scenario. Voi sapete appunto che l'istituto della protective letter fondamentalmente è una sorta di azione preventiva nella quale l'azienda che teme di essere chiamata per contraffazione in via preventiva spiega quali sono i motivi per cui ritiene di non far contraffazione di un certo brevetto che viene azionato contro, potendo inserire in questa lettera anche argomenti relativi alla asserita invalidità o inazionabilità del titolo. Abbiamo visto, diciamo così, peraltro la protective letter è di ispirazione tedesca, anche se nella mia comprensione non sarebbe vietato neanche depositarla in Italia, anche se non è previsto dal nostro ordinamento, ma il problema ovviamente è dove depositarla per competenza territoriale, perché abbiamo tante corti competenti. Nei primi casi della UPC abbiamo visto che è stato depositato un numero abbastanza consistente di protective letters. Peraltro la protective letter ha un effetto di si paga una tassa minimale, ha un effetto di 6 mesi, e poi se si vuole che continui, diciamo, ad essere presa in considerazione, è necessario, quindi, pagare un incremento della tassa. Abbiamo visto che appunto nei primi mesi della UPC sono state depositate un certo numero di protective letter. La protective letter ovviamente non è pubblica, nel senso non va in nessun file che sia accessibile al pubblico, ma nel caso in cui il titolare della privativa depositi un ricorso per azione cautelare, ovviamente la protective letter viene presa in considerazione dal panel designato, e in quel caso, particolarmente se la richiesta è stata, diciamo, di azione cautelare è stata fatta richiedendo per esempio una azione inaudita altera parte, la protective letter viene comunicata al titolare del brevetto in questo caso, che ha la possibilità, se non vuole, diciamo così, che la relazione venga invece decisa in un contesto di udienza con l'altra parte, di ritirare l'azione. E appunto, dicevo, in questo quadro non ne parleremo oltre, però ci interessava introdurre questo tema. I nostri, diciamo così, colleghi mandatari tedeschi ci insegnano che è uno strumento molto utilizzato, ma anche uno strumento che va usato con cautela, perché la protective letter, per essere efficace, effettivamente persuadere la corte, un certo panel, che una richiesta inaudita altera parte non vada soddisfatta, ma sia il caso di aprire un contraddittorio, deve essere fatta veramente bene, nel senso che deve sviluppare veramente molti argomenti su tutti i fronti. Allora, nell'ambito di questo caso ci sono anche delle azioni giudiziali che ci illustrerà Andrea. Ne faccio solo uno, il primo, ovvero il primo luglio, dopo aver depositato questa protective letter all'UPC, Caffè Semois avvia un'azione per la dichiarazione di non contraffazione con la Corte Nazionale di prima istanza a Parigi, secondo la legislazione francese.
toccami la seconda il ritardo rispetto a questa azione, ovviamente, diciamo, su suggerimento di Andrea, in questo caso abbiamo scelto l'azione, diciamo, francese, perché vogliamo porre una condizione della famosissima French Torpedo, come diciamo così, opposta all'Italian Torpedo. E quello che succede è che naturalmente, o più o meno naturalmente, la titolare del brevetto europeo, che ovviamente abbiamo detto è un brevetto europeo classico, abbiamo immaginato che non fosse stata depositata una istanza di opt-out, quindi un brevetto che è rimasto nella competenza della Corte, inizia un'azione di contraffazione di fronte alla divisione locale di Milano, e sia contro la diciamo asserita contraffattrice Moët Café per le sue azioni, i suoi atti di vendita di capsule in Italia, Francia e Germania, sia nei confronti del suo distributore tedesco, che si occupa, nello scenario che abbiamo immaginato, della produzione e della esportazione e della diciamo così distribuzione delle capsule per la Germania, l'Italia, la Francia e gli UK. Diciamo, il caso UK è stato un po', diciamo, sollecitato anche da Andrea nella domanda che è stata fatta prima al presidente Grabinski. Per il momento, diciamo così, mi fermerei qui e lascerei. Allora, andiamo avanti, ci sei sempre tu. Vi parliamo dei problemi che queste azioni giudiziali pongono al sistema brevettuale centrale. Sì, allora, diciamo che innanzitutto naturalmente l'azione di fronte all'UPC è stata fatta in questo caso sulla base del criterio del luogo della contraffazione, quindi azione contro l'azienda francese fatta presso la divisione locale di Milano in quanto competente per atti di contraffazione compiuti sul territorio italiano. Naturalmente, come dicevo, questo scenario è stato da noi immaginato per porre la questione della litispendenza, e in particolare ci sono state parecchie discussioni fra di noi, anche con Andrea, che diciamo, ha avuto l'occasione di affrontare direttamente questo tema, perché naturalmente diciamo così, l'azione per la declaratoria di non contraffazione, che è stata depositata presso la Corte Nazionale Francese, è stata depositata prima, e ci sono diverse questioni, appunto, se la cause of action sia la stessa, azione di non contraffazione versus azione di contraffazione, e su questo ci sentiamo, diciamo così, di poter dare una, diciamo, almeno una alta probabilità di che la cause of action sia la stessa. Le parti non sono a rigore le stesse, almeno formalmente non sono le stesse, nel senso che l'azione di declaratoria di non contraffazione è stata depositata dalla casa madre, l'azione invece di compositiva di contraffazione è stata depositata verso due diverse parti, cioè la casa madre, diciamo così, e il suo distributore. E naturalmente si pone il problema se in questa condizione fondamentalmente si applichi l'articolo 29 della Convenzione di Bruxelles-Recast, regolamento comunitario di Bruxelles-Recast, quindi se in particolare diciamo così ci sia una litispendenza pure, quindi una delle due azioni vada sospesa, in particolare la seconda, o se sia possibile quello che era stato un po' invocato anche nelle relazioni precedenti, cioè il cosiddetto carve out. E su questo non so se volevi commentare ancora tu, Andrea, e poi... Sì, il carve out, diciamo, deriva da una decisione della Corte di Giustizia Europea, è già in vigore per quanto riguarda il sistema legale antitrust, quindi probabilmente è un qualcosa che si potrebbe fare in questo caso specifico e si fa in generale. E vi informo che ci sono due cause a livello PC pendenti nel quale questi temi sono all'ordine del giorno, e quindi diciamo che nei prossimi mesi usciranno sia gli ordini a livello di judge rapporteur e poi una delle due parti appellerà, e quindi andremo in corte d'appello. Non è detto che chiederanno anche l'intervento della Corte di Giustizia Europea, intervento che può essere richiesto come diciamo accelerato. Non so quanto la Corte Europea, che cosa intenda per accelerato la Corte di Giustizia Europea, quindi questi casi potrebbero anche, diciamo, non brillare per velocità. E l'altro tema è il linguaggio, la lingua, tutte le sedi locali accettano anche l'inglese, quindi italiano-inglese, e si potrebbe chiedere addirittura qui
diciamo, i convenuti potrebbero chiedere il passaggio all'inglese, perché l'italiano, diciamo, è meno fruibile in generale. E di solito viene accordato, qui abbiamo un po' di decisioni già dell'UPC, di solito viene accordato quando, diciamo, il convenuto è una SME, una piccola e media impresa. Abbiamo le decisioni della Corte Locale di Monaco, L'Aia e Düsseldorf, che appunto basano su questo status del resistente il cambio di lingua verso la lingua della procedura, in questo caso era l'inglese. C'è solo una decisione di Bruxelles che invece lo nega, passando dall'olandese all'inglese, lo nega perché in realtà l'olandese era il titolare del brevetto e era una persona fisica, quindi lui doveva sopportare molti più costi, quindi sulla base del principio di favorire, diciamo, i più deboli e quelli con meno risorse, è stato rifiutato. Adesso vogliamo passare la protected letter, l'abbiamo già detta, quindi passiamo a discutere la parte sostanziale con Andrea, che ci parla della... Io eviterei di entrare nel dettaglio su, diciamo, la contraffazione letterale per equivalenti, diretta e indiretta, perché sono persone che ne sanno sicuramente più di me. Farei solo una considerazione, anche perché insomma l'orario è quello che è, e cioè la considerazione è la seguente. Ora, benché le formulazioni di questo tipo di contraffazioni siano leggermente diverse nei vari paesi europei, però non è che siano completamente distanti. Scusate. Non è che siano completamente distanti le une dalle altre. Quindi già a livello europeo io non vedo una grande discrepanza tra i vari approcci che esistono, no? Anche in Italia noi abbiamo la doppia possibilità del triple test piuttosto che della formula tedesca, quindi dell'idea inventiva, eccetera eccetera. Il punto secondo me fondamentale da considerare è questo: a prescindere da quale criterio io abbia, quando entro in un giudizio sulla base di una contraffazione per equivalenti, non è che perché so quali sono i criteri che vengono applicati automaticamente so qual è il risultato. Il problema è che se ho 10 o 17 cause in giro per l'Europa, è probabile che da qualche parte magari trovo la corte che è meno esperta su quel tema e magari prende una decisione meno fondata rispetto all'altro. Quindi da questo punto di vista, oltre che stabilire dei criteri che saranno, come dire, poi automaticamente traslati nei vari case law nazionali, ma ci sarà un'unica decisione resa da un panel di alto livello e dalla quale, diciamo, le parti non dovrebbero aspettarsi delle sorprese, diciamo così. Ci sarà un'uniformità di giudizio anche su casi che potenzialmente si prestano a difformità di giudizio. Io non andrei oltre, se vuoi. No, volevo solo sottolineare il fatto che mentre la contraffazione indiretta diciamo è ben definita nell'articolo 26 dell'UPCA, la contraffazione per equivalenti non lo è da nessuna parte. Ecco, quindi è una cosa che dovrà fondarsi solamente sul case law e non su un articolo, e quindi aspetteremo anche le decisioni della Corte d'appello per vedere come l'applicheranno. Va detto che comunque le formulazioni per equivalenti sono l'equivalente è talmente tanto specifico al caso che sarà, insomma, difficile avere una linea guida forte, diciamo, in questo senso, e quindi si va più sull'interpretazione caso per caso. E direi che è tutto. Grazie.
Allora possiamo concludere. Maria, non so se hai due note conclusive al riguardo. Per quanto mi riguarda, abbiamo visto diverse questioni tecniche che abbiamo valutato insieme a delle questioni più pratiche, sentendo le associazioni di categoria nazionali, anche da un punto di vista molto autorevole, qual è quello del presidente Grabinski, che ci ha fatto la gentilezza di essere presente qui oggi in persona. Come ha detto anche lui stesso, l'UPC è nato da meno di un anno, c'è interesse a far crescere questo neonato bene e forte, anche migliorando il sistema stesso, come ha detto e ribadisco ancora il presidente Grabinski, con un continuous process, continuous improvement, sia per quanto riguarda le uniformità di giudizio delle corti locali e delle corti centrali, ma anche, come è venuto fuori dal dibattito, cercando di uniformare il sistema giuridico dell'UPC con i vari sistemi giuridici nazionali e in particolare quello italiano. Personalmente io devo dire che rimango a disposizione e sono a disposizione. Grazie ancora per l'Ordine Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale qui a fianco a me nella persona della Presidente Anna Maria Bardone, e ringrazio anche gli ultimi tre relatori, Scilletta, Papa e Peronace, per il loro impegno e la loro disponibilità a collaborare a questo piccolo convegno. Quindi grazie ancora e grazie anche a voi che avete assistito insomma al dibattito in presenza, e a quelli online, che se ho ben capito sono già diverse centinaia le persone che hanno assistito online, e chiaramente questo video rimarrà sia per tutti sui canali YouTube quindi libero, sia sul sito dell'Ordine Nazionale per l'accredito dei 4 crediti. Quindi grazie ancora. Non so, Anna Maria, se vuoi concludere anche tu, due parole, prego. Sì, dunque io devo ringraziare te, Simone, per l'opportunità che hai dato al nostro ordine di poter organizzare questa giornata con tutte le autorità presenti oggi. Volevo ringraziare tutti i colleghi, sono molto contenta e onorata di potervi rappresentare, perché penso che la vostra peculiarità tecnica sia molto importante, non solo in questo momento preciso, ma secondo me crescerà anche nei prossimi anni. Con questo io sono convinta che ci sia una simmetria tra il sistema dell'UPC e il sistema legale giuridico italiano, e secondo me, e mi auguro che possa essere colmata questa simmetria, e faremo di tutto per portare avanti questo punto. Grazie a tutti.